una donna che insieme ai suoi figli, mentre giocava al mare, si avvicina degli scogli per cercare delle conchiglie, ma al posto delle conchiglie trova alcuni resti umani, un osso, un femore umano, e dunque scatta l'allarme. Protagonista di questa vicenda, di questo ritrovamento, una donna fanese, Anita Paoloni, che abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera, Anita. Buonasera, buonasera. Allora, ci può raccontare innanzitutto come è andata, dove si trovava e come è successo, insomma, cosa è successo? Allora, mi trovavo con i miei figli nella spiaggia libera tra Fano e Pesaro, diciamo un chilometro da Fosso Seiore direzione Fano, e cercando conchiglie e sassolini negli scogli dove è raggiungibile a piedi. Ho visto questa cosa che galleggiava, era incastrata tra gli scogli e si muoveva leggermente, non era un bastone, quindi parlando anche con le persone lì intorno abbiamo constatato che era un osso, e poi aveva le sembianze di un femore, però non essendo del mestiere ovviamente non potevo dire altro, ecco. E poi poco dopo un ragazzo lo ha sollevato e l'ha appoggiato nello scoglio, e quindi quando si è asciugato si rendeva effettivamente conto che era un osso e sembrava un femore. Così ho contattato il 113 perché non so, pensando se era giusto o sbagliato, però considerando che era un osso non si sapeva, e ho chiamato il 113. Poi successivamente mi hanno messo in contatto con la Guardia Costiera e sono stata contattata dalla Guardia Costiera di Fano, prima di Pesaro, e poi mi ha contattato la Guardia Costiera di Fano, e sono andati a prelevarlo. Quindi parlando un po' di questa cosa in un gruppo dove si parla insomma di misteri, di scomparse, di queste cose qua, ho scoperto che un'altra ragazza fanese circa un anno e mezzo prima, a gennaio del 2017, aveva ritrovato nella stessa spiaggia un omero umano. Ecco, allora la fermo un attimo, Anita, sì. Per far capire bene ai telespettatori, noi vi stiamo mostrando in questo momento due fotografie. Torniamo, grazie, ecco, regia, a Riccardo Sora. Ecco, questo è il femore che ha trovato Anita oggi, ed è questa la fotografia negli scogli. Mentre l'altra fotografia a cui si riferisce l'omero, trovato un anno e mezzo fa, eccolo, quello che è stato fotografato sulle ginocchia, sulle gambe, vedete, in auto. Ecco, questo è l'omero ritrovato da un'altra ragazza, invece, nello stesso punto più o meno. Mi conferma questo, Anita? Sì, confermo. L'unica differenza è che era nella sabbia e non incastrato negli scogli. Comunque, sì, la zona era quella, esattamente. Ecco, questo ovviamente fa pensare che potrebbe appartenere alla stessa persona. Ecco, che cosa le hanno detto? Si sono sbilanciati? Hanno fatto ipotesi? Potrebbe essere di uomo, donna o comunque di qualcuno scomparso? Direttamente non ho richiamato la Guardia Costiera, e quindi diciamo loro non mi hanno detto niente, però ho fatto delle ricerche parallele un po' incuriosita dalla cosa, e ho scoperto che con molta probabilità si trattano entrambe le ossa, sia il femore che l'omero, di un uomo abbastanza alto, però mi dicono anche che ovviamente da una foto non si può, da una foto da delle misure non prese al centimetro, ecco, non si può fare un rilievo, insomma, ecco, di questo. Però parlano anche, è un bioarcheologo che parlava anche della colorazione, che è molto simile, quindi sembra che siano delle ossa che sono state conservate nella stessa maniera, nello stesso posto.